Mamma mia ragazzi, mamma mia, ho perso 20 anni, ho perso 20 anni, ce l'ho 21, ho perso 20 anni di vita. Ma che bello, abbiamo vinto 3-1 a Roma, 3-1 a Roma, per carità, mo' vi parlo di tutto, dei pali, del VAR, non VAR, però raga, godo perché è giusto così godere. Per carità, Roma sicuramente meritava più dell'Inter. Adesso parliamo per me della partita, ma per favore, almeno questi 40 secondi concedetemi di goduria, proprio goduria, di libidine, libidine. Oh, perché pensavo, primo tempo ho detto, mamma mia, questa di qui finisce in imbarcata, ho visto il secondo tempo come era cominciato, ho detto, questa qui ci finisce in imbarcata, mai avrei pensato al 3-1. Poi ragazzi, è arrivato lui, è arrivato Maurito Icardi. Maurizio Icardi che non ha fatto niente per tutta la partita, non si è mai visto, ha fatto il palo decisivo, doppietta con due gol della Madonna, sembrano due gol facili, ma sono due gol difficilissimi. E poi ci ha messo pure la firma Matias Vecino che non guasta mai, 3-1. Adesso parliamo della partita. Roma che ha giocato sicuramente meglio dell'Inter, primo tempo sicuramente meglio dell'Inter, i primi 15 minuti del secondo tempo meglio dell'Inter, poi ragazzi dovete essere sinceri che ha giocato solo l'Inter. Cioè, solo l'Inter proprio no, però sicuramente dal quindicesimo al secondo tempo l'Inter ha giocato molto, molto, ma molto bene. Però parliamo del primo tempo. Primo tempo che la Roma ha giocato, ha stradominato la partita con il gol, il primo gol. Adesso ragazzi, dall'euforia non mi viene nemmeno in mente chi ha segnato il primo gol. Ah, Dzeko. Dzeko che ha fatto un gran gol, stop de petto su un errore di D'Ambrosio e Skriniar, uno dei due, insomma, più D'Ambrosio che Skriniar, su errore loro due della fase difensiva. Dzeko fa un gran gol e fa 1-0 per la Roma. Primo tempo dove Candreva è stato, penso, disastroso, penoso, deleterio, ma più che tutta la squadra, ma Candreva è proprio stato penoso. Perisic, penoso tutta la partita, dovete essere sinceri, a parte aver fatto l'assist per Vecino, ma ha fatto pena tutta la partita, ragazzi, non si è mai visto. Però lo sappiamo che questo è Perisic, lo sapevamo che questo qui è Perisic. Primo tempo che si conclude con due pali o un palo della Roma, non mi ricordo, mi sa un palo della Roma, vabbè, comunque un palo della Roma. Roma che in totale ha preso tre pali, quindi sicuramente potevano essere tre gol, però raga, questo è il calcio, prendi tre pali e stai zitto, prendi tre pali, sei sfigato, rosichi. Se era l'Inter rosicavo come una bestia, però questo è il calcio, ha preso tre pali che potevano essere tre gol. Poi l'Inter nel secondo tempo che finalmente cambia Gagliardini che ha fatto pena, ma dire pena è poco. Come ho detto io, dicevo, metti Borca Valero davanti alla difesa, Borca Valero trequartista, non ci puoi giocare, metti João Mario, infatti è entrato João Mario, cambiata la partita, è entrato D'Albert più che altro, è cambiata la partita, D'Albert deve giocare, non mi mettete in testa che da giocare Nagatomo, per favore, D'Albert è 10 volte superiore, fortunatamente Spalletti l'ha capito, sto sudando come un porco, raga, prima di tutto perché è caldo, seconda cosa perché sta uscendo l'adrenalina e l'emozione, D'Albert ha fatto un partitone, assolutamente, secondo tempo che comincia. Con la Roma che mi sembra riprende un altro palo, adesso non mi ricordo, vabbè. L'Inter pareggia con un gran gol di Maurizio Icardi su assist di Candreva, dove Candreva al secondo tempo si è svegliata, ha cominciato a giocare meglio, non ha fatto gran partita, ha cominciato a giocare meglio. Icardi che fa l'1-1, ma ho insultato come un porco sull'1-1, perché pensavo che non avessimo mai pareggiato questa partita. 2-1 per, sì, 1-1 per l'Inter. L'Inter che da lì ha giocato benissimo, cioè non devo niente da dire, dal secondo tempo al quindicesimo del secondo tempo in poi ha giocato benissimo. Secondo gol su assist mi sembra di Perisic, non mi vorrei sbagliare. Boh vabbè, adesso raga non mi ricordo chi ha fatto l'assist, comunque Icardi la stoppa di sinistro, si rigira, Alisson spiazzato, rete, 2-1 per l'Inter. Icardi che ha fatto due gol ragazzi, da chapeau. 3-1 poi firmato dal nostro Matias Vecino che non ha fatto una gran partita, una partita da 5,5-6, non una gran partita, non ha fatto la gran partita che aveva fatto contro la Fiorentina, però ci ha messo il sigillo su assist di Ivan Perisic che si è svegliato gli ultimi 5-10 minuti, svegliato un parolone, ha giocato un po' meglio gli ultimi 5-10 minuti, segna Matias Vecino, 3-1 per l'Inter, finisce la partita, l'Inter vince. Commento veloce perché vi fa un video di 5 minuti circa. L'Inter non meritava la vittoria. Assolutamente. Forse la meritava di più la Roma, forse un pareggio. Ah, poi no, siamo arrivati, scusate. Se chi è arrivato a sto punto del video, il VAR. Il VAR dove c'era il rigore. Sinceramente il rigore c'era. Non ho capito perché non hanno usato il VAR. Non lo so, non me lo chiedete perché non sono arbitro ancora questo VAR. Per me devono capire bene come funziona anche perché è nuova, è una tecnologia che è entrata adesso, quindi devono un po' perfezionarla. Ha detto culo a noi? Sì, purtroppo, purtroppo, per fortuna a noi, purtroppo per la Roma, ci ha detto culo e io mi prendo sto culo, sto zitto e vo' a casa, ho fatto sti tre gol, mi prendo sta vittoria, va
vado a casa. E sinceramente, come i romanisti godevano a San Siro l'anno scorso, quest'anno godo io, cioè godiamo noi interisti. Niente, l'Inter vince 3-1, era importantissimo vincere, assolutamente era importantissimo vincere, andiamo a 6 punti, con la cambio di lunga, ma c'è sta cazzo di pausa, purtroppo, vabbè, accettiamo sta pausa. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, con un mi piace e un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, qui da Smati è tutto, sempre forza Inter, amala, 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 amala sempre, bella.